Eccoci qui per l'unboxing e la recensione di questa pistola d'acqua. Pistola d'acqua elettrica, alimentata da batteria 3.7 volts. Andiamo subito a vedere il packaging. Packaging da prodotto mediamente economico. Batteria ricaricabile agli ioni di litio all'interno con carica batterie USB. Bene, procediamo con l'unboxing, quindi procediamo con l'apertura. Iniziamo con eliminare la parte qui di sigillo adesiva. Eliminiamola ed estraiamo il contenuto. Abbiamo degli occhiali protettivi, dopodiché la pistola, che in questo caso è di colorazione rosa, con la batteria già entro contenuta, come potete vedere, non scarrellante. Dopodiché, libretto di istruzioni in lingua inglese, con un'iconografia che ci permette di capire subito come caricare e ricaricare la pistola. Primo caricatore, che ricorda i caricatori a tamburo. Andiamo subito a vederlo assieme. Clip di sgancio per il caricatore posta qui, quindi ci dà una maggiorazione dei colpi, diciamo. Caricatore piccolo da inserire, dopodiché carica batteria, seconda batteria e prolunga, anzi no, secondo carica batterie. Bene, quindi abbiamo due carica batterie totale per entrambe le batterie, di fattura diversa però, uno più piccolo, uno più grande. Bene, andrò a ricaricare completamente il prodotto prima di andarlo a testare. Vediamo però il pacco batterie. Pacco batterie presenta una batteria già entro contenuta, difatti abbiamo subito acceso la pistola, diciamo. Un pochino difficile estrarre, ma con qualche colpetto ci si riesce. Eccola qua, similare ma di colorazione viola. Bene, per rendere ovviamente quasi idrorepellente il tutto, vi è questa piccola copertura da andare a applicare poi sopra la batteria. La batteria va riposta con il connettore verso il basso. Guardiamola assieme. Un po' difficile da reinserire, e questa la copertura finale. Benissimo. Procedo adesso con la ricarica e i vari test. Qui ho avuto già modo di testare il prodotto, adesso l'ho riempito, andremo assieme a fare delle prove. Ho la batteria completamente carica, quindi primo caricatore lunga durata, primo caricatore questo piccolo, una durata davvero ma davvero breve. Benissimo, ci vediamo nella parte dei test. Siamo con il caricatore piccolo inserito, adesso andiamo a provarlo assieme. Il getto, come potete vedere, non arriva a grandissime distanze, coprirà quasi 2 metri. Continua a sparare, caricatore carico, in modo da farvi vedere la durata. Finito, primo caricatore finito. Quindi la durata è di una trentina di secondi, mentre con l'altro caricatore, il grande, riusciamo a fare un minuto e mezzo di continuo. Che dire, prodotto gradevole, valutazione 4 stelle. 4 stelle per via della dotazione di accessori e per quello che comunque ci viene dato a corredo, anche per via della presenza degli occhiali di protezione. Un pochino deludente però il getto. Guardate, l'assemblaggio generale però non è male. Spero di esservi stato utile.